e 17 per quanto riguarda Stisiak. Il secondo miglior realizzatore è Bosetti per l'Italia, mentre Korneluk per la Polonia. Partiamo quindi con vedere le statistiche fondamentale per fondamentale delle due squadre. Partiamo quindi con l'attacco, dove possiamo vedere il danno peggiore. Partiamo guardando Bosetti che attacca con solo il 9,52% di efficienza in attacco, con tantissimi errori, ben 6 errori punto che sono tantissimi per lei. Degradi invece nota molto positiva per quanto riguarda l'Italia che attacca col 53,85%. Per quanto riguarda invece i centrali, faticano tanto i nostri centrali e quindi Bosio bocciata in questa partita. Infatti lo sappiamo tutti che non è a questo livello e questo dimostra anche il fatto che probabilmente Malinov era fondamentale nelle convocazioni, ma il caso Malinov vi invito a guardarlo nel video che potete trovare in alto, ma non è questo il caso in cui parleremo appunto di Malinov. I cambi di Velasco non portano niente, in quanto Morui, già criticata abbondantemente nei video precedenti, entra e fa un disastro, attaccando con meno 14,29%, dimostrando che non è minimamente in grado di supportare questo livello. Per quanto riguarda invece la Polonia, ottima prestazione delle due bande, oltretutto Lukanić in area Conegliano e attacca col 41,18%, Žižek al 21,05%, anche lei non un'ottima partita. I centrali invece vanno abbastanza bene con Korneluk che attacca al 66,67%. Il palleggiatore Veneresca, non c'era Volosh, naturalmente anche noi eravamo molto rimaneggiati. Per quanto riguarda il muro, invece, siamo andati meglio noi rispetto alla Polonia. In battuta, poca efficienza al servizio da entrambe le squadre e ricezione, la Polonia riceve malissimo, con il 28,57%, quindi noi abbiamo anche paradossalmente lavorato molto bene in ricezione e mettendo in difficoltà, abbiamo lavorato molto bene, scusate, in battuta, mettendo molto in difficoltà la ricezione polacca, ma anche loro ci hanno messo tanto in difficoltà, in quanto Bosetti ha ricevuto con l'8,33% di perfetta, cosa molto rara per lei. Degradi, anche lei molto scarsa in ricezione, mentre Fersino e Spirito, come al solito, sugli scudi. Non i risultati di Mochy De Gennaro, sicuramente, però Fersino si difende sempre, è un ottimo libero, lo sappiamo. Mentre per quanto riguarda le nostre bande, un disastro. Ecco che quindi questo è un attimo riassunto rapido di quelli che sono i fondamentali della partita. La partita si riassume in maniera molto semplice: la Polonia ha attaccato molto meglio di noi ed è stata molto più efficiente in attacco, dove all'Italia manca uno sbocco principale in posto 4, quindi ci manca l'S1, quella che dovrebbe essere Pietrini, che è a riposo e manca veramente tanto. Bosetti e Degradi possono andare bene come S2, non possono essere degli S1. Detto questo, con la Polonia, magari con una ricezione migliore, potevamo sfruttare quello che è la nostra arma principale, cioè i centrali, dove al centro abbiamo comunque i più forti centrali al mondo e quindi andavano sicuramente utilizzate, con una ricezione migliore potevamo farlo. Questo non è avvenuto e quindi primo stop molto pesante per quanto riguarda Velasco, con una squadra che è sopra di noi nel ranking, è vero, già qualificata, però sono tutti punti che perdiamo e quindi altra occasione sprecata per avvicinarci al passo olimpico. Vi ricordo che non l'abbiamo ancora conquistato, abbiamo bisogno di conquistarlo e non bisogna fare scherzi, se no Parigi lo vedremo da casa. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo l'appuntamento di giovedì ore 13 con Italia-Germania, partita fondamentale per il campionato.